Avete voglia di iniziare ad investire nel mondo delle carte Pokémon, ma non sapete da dove partire? Questo è il video che fa per voi. Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Nella puntata precedente, quella in cui appunto introducevo il discorso degli investimenti nelle carte Pokémon PSA, alcuni mi hanno detto di aver voglia appunto di iniziare ad investire in questo mercato, ma appunto di non sapere da dove partire. Ecco che quindi ho deciso di portarvi 5 piccoli consigli che sicuramente vi aiuteranno in questo. Ovviamente ci tengo a precisare che questi sono 5 miei consigli personali, quindi che io reputo interessanti e utili. Ovviamente se doveste avere degli altri, vi invito a farmelo sapere qua sotto nei commenti. Ovviamente il tutto soltanto dopo esservi iscritti al canale e aver attivato la campanella per non perdervi i prossimi video. Prima di cominciare ci tengo a dire una piccola cosa, ovvero che questo video è stato fatto in collaborazione con Gem Collectible, ovvero un rivenditore online di carte Pokémon sia su Instagram che su eBay. Tutti i prodotti che vedrete in questo video infatti provengono dal suo store. Nel caso appunto avreste voglia di acquistarne qualcuno, fate subito riferimento a lui e ditegli appunto che vi ho mandato io. Credetemi che ha prodotti di altissima qualità e, cosa non banale, ad un prezzo super accessibile. Inoltre una persona molto disponibile e sarà sicuramente in grado di aiutarvi qualunque fosse la vostra richiesta. Ma ora, finite le presentazioni, iniziamo. Il primo consiglio riguarda l'anno di stampa delle carte. Per chi infatti vuole iniziare ad investire in questo, diciamo, mercato, viene spontaneo cercare di puntare ai pezzi più vecchi, perché appunto si sa che il valore della carta viene dato dal rapporto tra richiesta e appunto disponibilità. Un pezzo più vecchio quindi sarà molto più difficile da reperire rispetto ad uno nuovo e di conseguenza potrebbe avere un valore maggiore. Il fatto è che i pezzi più vecchi molto spesso vengono valutati un po' troppo in questo momento, quindi è inutile stare ad impazzire, magari spendere cifre incredibili per appunto una carta vecchia che magari poi potrebbe portarvi poco in termini di investimento. Se ci pensate, è più intelligente magari investire di meno su una carta nuova che poi in prospettiva futura potrebbe portarvi magari molto di più. Quindi, primo consiglio, non focalizzatevi solamente sulle carte vecchie, ma tenete in considerazione anche quelle più nuove. Secondo punto, che potrebbe sembrarvi banale, ma banale non è, le condizioni. Si sa che una carta guadagna valore nel tempo se è tenuta bene. Ovviamente le carte PSA, essendo praticamente sigillate, non possono rovinarsi nel tempo, ma appunto per questo meglio prenderle in condizioni buone. Non ha senso investire in una carta PSA che dovrebbe mantenere la sua bellezza, le sue condizioni, tenuta male. Non ha senso. Il mio consiglio appunto è quello di orientarsi, ovviamente partendo dal 10, che è la valutazione massima, e però so benissimo che possa avere dei costi anche alti, ma fino ad arrivare ad un massimo di 6. Non scendete sotto il 6 perché secondo me dopo diventa inutile, perché appunto una carta PSA deve essere tenuta bene. Un ottimo compromesso potrebbe essere un 8, come questo Mewtwo GX di Shining Legend che mi ha appunto mandato il nostro Gem Collectible. Come potete vedere è un 8, è tenuto in condizioni perfette perché appunto è near mint mint. Questo potrebbe essere un ottimo investimento ad un prezzo decisamente accessibile. Passiamo quindi al terzo punto da tenere in considerazione per l'investimento, ovvero la lingua. Le carte Pokémon sono state stampate in le lingue del mondo, però c'è un piccolo problema riguardante la maggior parte delle lingue straniere, ovvero che non in tutte le lingue è stato mantenuto il nome originale del Pokémon in inglese. Questo cosa comporta? Che le carte tedesche o francesi, che appunto danno al Pokémon un nome diverso, possano essere interessanti solamente per il mercato di quella nazione e difficilmente possano essere appetibili per il mercato estero o soprattutto per il mercato italiano. Le carte italiane, ad esempio, hanno il vantaggio di avere lo stesso nome di quello inglese, ma ovviamente, come potete immaginare, il mercato inglese è decisamente maggiore anche di quello italiano, perché provate ad immaginarvi un Charizard che appunto in italiano, in inglese si chiama così, in Francia è Dragafeur, 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 orrore. C'è però da tenere in considerazione una piccola cosa, ovvero che le carte inglesi attualmente hanno una valutazione esagerata e in particolar modo esagerata nei confronti di quelle giapponesi, che adesso si aggirano su cifre decisamente basse. Ovviamente il mercato inglese è quello più ampio. Ovviamente c'è da tenere in considerazione che le carte rare giapponesi sono più facili da reperire. Perché? Perché uno, ne hanno stampate di più, e due, perché appunto i pacchetti giapponesi contengono meno carte, costano di meno e di conseguenza avete capito come funziona tutto, no? Come però vi dicevo prima, la valutazione inglese è decisamente troppo alta in questo momento. E tenete conto di una cosa, che comunque le carte giapponesi hanno una pila che le altre non hanno. Uno, perché sono le prime
alcune stampate, e due appunto perché è la nazione di origine dei Pokémon. Quindi un collezionista è difficile che abbia una collezione in italiano, in inglese e non in giapponese. Il mio consiglio quindi è quello di tenere in considerazione ovviamente le carte giapponesi per i vostri investimenti, perché adesso possono avere un costo decisamente basso, ma in futuro questo costo tenderà sicuramente ad aumentare. Un esempio può essere questo Blaziken EX del 2015 giapponese, che appunto mi ha sempre mandato il nostro Gem Collectibles. Come potete vedere, tra l'altro, una card in condizioni Gem Mint, quindi 10 su 10, è perfetta, bellissima, giapponese, e inoltre è anche una promo. Arriviamo quindi appunto al quarto punto, ovvero le carte promozionali. Una di quelle caratteristiche che attribuisce un valore aggiunto alle carte è appunto il modo in cui si reperiscono. Le carte promozionali sono appunto carte che era impossibile trovare all'interno dei pacchetti sigillati, ma si potevano trovare solamente in determinate condizioni. Può essere l'uscita di un film, come ad esempio il mio antico che vi ho fatto vedere nello scorso episodio, o può essere un evento speciale. Come potete immaginare, sicuramente un collezionista vorrà avere ogni singola carta relativa ai vari eventi. Quindi le promozionali possono essere un ottimo investimento futuro. Inoltre tenete conto che ce ne sono anche tante a prezzi decisamente abbordabili. Arriviamo quindi all'ultimo punto, che secondo me è quello più sottovalutato di tutti, ovvero il Pokémon. Dovete tenere presente che ci sono diversi Pokémon che hanno subito un maggior incremento di valore rispetto ad altri. Uno su tutti? Charizard. Charizard è infatti il Pokémon più amato di tutti quanti, e i suoi prodotti sono aumentati di valore esponenzialmente negli anni. Non c'è un prodotto relativo a Charizard che non sia aumentato di prezzo nel tempo. Ecco perché ogni singolo prodotto relativo a lui può essere un valido investimento. Qua potete vedere infatti un deck giapponese di Charizard GX che sicuramente negli anni acquisterà valore. Ovviamente Charizard è solamente il primo di una lista di nomi, è l'esponente numero uno, ma non è l'unico Pokémon che ha avuto un incremento di valore così elevato. Secondo me sono da tenere in considerazione tutti quanti i leggendari, che ovviamente sono i più ricercati delle varie generazioni, e ovviamente gli starter come Charizard. Mi rifaccio al deck anche per dirvi un'altra cosa, ovvero che le carte PSA non sono l'unico strumento di investimento che potete avere. Un deck può essere un'ottima alternativa, anche perché essendo contenute in scatole di cartone è difficile conservarle bene. Quindi un deck tenuto bene può essere, come vi detto, un ottimo investimento. Alla base però di ogni investimento ci devono essere le condizioni. Ogni prodotto deve essere tenuto nel migliore dei modi. Per concludere voglio darvi il consiglio più importante di tutti, ovvero che un investimento non è mai sicuro al 100%. C'è sempre possibilità di fallimento in ogni investimento che fate. Il consiglio che vi posso dare è quello di stanziarvi un budget. Avere un budget bene in mente e mai andare a spendere oltre quella cifra. Perché ricordatevi che non bisogna mai indebitarsi per un investimento che poi non potete mettere a reddito. Perché ovviamente le carte non sono un investimento con cui poter creare del reddito subito, a meno che voi non facciate compravendita, però là già un discorso diverso. Se non avete budget elevati, non vi preoccupate. Ci sono un sacco di prodotti dal prezzo decisamente inferiore che potrebbero magari nel tempo portarvi del valore aggiunto. Un esempio sono queste carte sigillate, ancora nel pacchetto originale, che vendono vendute a cifre decisamente inferiori rispetto alle PSA o ai deck, e che, tenute bene, potranno sicuramente portarvi qualcosina in più in futuro. Quindi per concludere, ricordatevi, budget sempre in testa, e ovviamente nel farlo cercate sempre di divertirvi, perché se amate il brand Pokémon, questo deve essere sempre l'obiettivo numero uno. Quindi per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete magari altri consigli per chi volesse iniziare ad investire in questo mercato. Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi la prossima puntata, che arriverà molto 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 presto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!